Vincenzo Maida, candidato alle prossime regionali, a sostegno dello schieramento di centrodestra, perché la sua candidatura? Credo che nei momenti di difficoltà di una comunità, ognuno di noi ha il dovere di dare il suo contributo di idee, di impegno pubblico, ed anche perché non ho ritenuto che fosse questo il momento per mettersi da parte. Ero gratificato dalla mia attività nell'ambito della cultura e del teatro, ma ho sentito il dovere di scendere in campo per dare un contributo positivo. Lei fa parte di una lista che unisce quattro forze di centrodestra: Fratelli d'Italia, Grande Sud, Laboratorio di Centro e Scelta Civica. Come nasce questa unione di forze che possono sembrare anche un po' distanti tra loro? Lo impone il sistema elettorale. È necessario andare in coalizione, considerando che in Basilicata il sistema elettorale dice che se si va da soli bisogna superare la soglia del 5%, che rappresenta un traguardo difficile da raggiungere per una forza politica che è nata solo da pochi mesi. In aggregazione invece è sufficiente la soglia del 3%. Io, prima di candidarmi, ho chiesto ed ottenuto massima libertà di espressione, per cui noi andiamo con la nostra identità, con i nostri valori, con la nostra storia. Fratelli d'Italia nasce con l'obiettivo di raccogliere il testimone che era stato del Movimento Sociale Italiano, poi transitato ad Alleanza Nazionale ed infine a Fratelli d'Italia, che però si apre all'apporto e al contributo di altre organizzazioni, di altre associazioni, tra cui anche Io Amo l'Italia di Magdi Allam. Quali sono i punti forti della sua candidatura, della sua proposta? Si potrebbe sintetizzare tutto in una sola frase: fare sì che le risorse, gli enti istituzionali e subistituzionali della Basilicata non vengano utilizzati per creare consenso, per alimentare la spirale perversa della gestione clientelare del consenso, ma per produrre benessere, occupazione, possibilità per tutta la popolazione. Quindi su cosa si dovrà operare in primis se si arrivasse in consiglio regionale? Innanzitutto la questione petrolio. Il bonus card, anche alla luce degli ultimi pronunciamenti della magistratura, si è rivelato un'autentica presa in giro, considerando che, avendo riconosciuto la possibilità del Veneto e della Liguria di accedere al fondo, vuol dire che i cittadini patentati non percepiranno più di 30 euro a testa. E dall'altra parte le royalty sul petrolio, ricordo che nel 2012 sono stati incassati oltre 281 milioni di euro, non devono servire per ripianare i bilanci fallimentari dei dipartimenti regionali, ma per potenziare infrastrutture, salvaguardare il suolo e soprattutto per promuovere le risorse culturali che rappresentano un bene primario per la nostra regione. Se lei dovesse entrare in consiglio regionale, quale sarà la sua primissima battaglia che affronterà in consiglio? Le indennità che percepiscono i consiglieri regionali. È scandaloso che un consigliere regionale di una regione di appena 580.000 abitanti debba percepire oltre 11.000 euro lorde al mese, più vari rimborsi e varie indennità. Bisognerebbe dimezzare questo stipendio, che rappresenta uno scandalo e davvero un'offesa per i tanti pensionati, disoccupati, cittadini comuni che in questo momento di crisi hanno difficoltà. La politica, per acquisire credibilità, deve essere la prima a fare i sacrifici. Quindi io proporrò e inizierò a dare l'esempio del dimezzamento dell'indennità che percepisce un consigliere regionale.